Altra giornata in nostra compagnia. Buonasera e benvenuti, come ormai di consueto, nel mio programma, nel mio spazio, al TM Show. Oggi vi anticipo già che avremo da raccontarvi una storia abbastanza strana. Lei è una ragazza, Valeria, che vive in una vita normale, ma quando torna a casa di certo non c'è una buona compagnia pronta ad aspettarla. Non vi svelo nulla, attendiamo solo che il suo arrivo sia più veloce possibile qua in studio e poi approfondiremo con lei questa storia strana. Noi intanto ci godiamo questo brano direttamente dal Festival di Sanremo. A mio parere personale si meritava molto di più per questa canzone. Lei è Anna Tatangelo e questa è Libera. Perdermi come una goccia in mezzo alle tue braccia, in mezzo al mare. Guardare le paure, bruciare dentro il sole, sentire che con te sono libera, libera, come una nuvola nel vento che si gondola. Unica, unica, come la luce della luna quando illumina. Trovare la pace solamente abbraccio, e non accorgersi di come corre il tempo, sentirsi come un fiore incapace di appassire solo se mi guardi, e guardare le bruciare dentro il sole, sentire che con te sono libera, libera, come una nuvola nel vento che si dondola. Unica, unica, come la luce della luna quando illumina. Nuovamente collegati qua al TM Show in diretta da Riccione, dallo studio 5 Radio. Stabiliamo un contatto, stabiliamocontatto.com. Allora, sono arrivati i primi messaggi via WhatsApp al numero 344 13 65 005. Nicolò ci scrive: ciao Thomas, complimenti Thomas sia per la trasmissione che soprattutto per la musica che mandi, perché non è solo una trasmissione che fa ridere ma anche con tante cose carine da ascoltare. Grazie mille, grazie. E un altro messaggio, eccolo qui, no, lo andiamo a ascoltare, un messaggio vocale. Ciao Thomas, complimenti per la trasmissione, noi ti seguiamo da sempre e
questo messaggio, lo mandassi in onda. Grazie, ciao. L'abbiamo messo in onda, come hai visto, quindi un saluto a Gigliola da San Giovanni. E allora io direi che possiamo andare avanti argomentando questa nuova puntata del TM Show, la 15ª. Ragazzi, siamo già arrivati alla 15ª puntata, sembra ieri che abbiamo iniziato, sembrava ieri il 2 febbraio, eppure guarda, sono passati già 15 giorni. Cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che nell'eventualità che il programma dovesse andare avanti e proseguire molto bene, ci potrebbe essere un'iniziativa bella, ovvero portare qui in studio una volta a settimana un ospite direttamente da un ospedale, quindi che ci spiega meglio le dinamiche degli ospedali, cosa succede all'interno, perché ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io sono un ragazzo che punta molto anche su quelli che purtroppo non sono fortunati, purtroppo non hanno una vita fortunata, purtroppo gli è capitata una vita che non volevano di certo. Io mi riferisco a quelli che hanno una malattia, hanno un deficit, hanno un handicap. Io sono con loro, lo sappino, perché io voglio aiutare queste persone, e soprattutto perché sono proprio loro le persone che vale la pena aiutare in questo mondo. Proseguiamo cambiando discorso. Oggi vorrei parlare con voi di quello che è accaduto al Festival di Sanremo un po' di tempo fa, ovvero Carlo Conti decide di chiamare come ospite d'onore Alessandro Siani. Alessandro Siani che fa? Entra debuttando a Sanremo facendo una battuta sgarbata su un ragazzino sovrappeso. Ecco, volevo far sapere a tutti i radioascoltatori che questo ragazzino in realtà fa parte del suo cast, quindi era una scena preparata. Quindi questo perché? Perché non bisogna mai puntare il dito su una persona prima che non si sappia realmente cosa sia accaduto. Un saluto ad Alessandro Siani, che sicuramente ci seguirà perché è un mio grande amico. Scherzo, ovviamente, magari. Noi ci ascoltiamo un altro singolo stupendo italiano. Questa è Annalisa, Una finestra tra le stelle. Cambio faccia, cambio modo di pensare, se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo braccio, riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me, e in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore, solo se mi baci te e non sentire bisogno più di. Baci te.
è notizia di qualche giorno che ci sia un ritorno all'agricoltura da parte di giovani laureati, un'inversione di tendenza alla riscoperta dei lavori dei nostri avi. E allora oggi parliamo di animali in compagnia di Valeria. Ciao Valeria. Ciao Thomas, grazie per avermi invitato. Ma grazie a te, grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Allora Valeria, ci vuoi spiegare come si lava un maiale? Ma guarda Thomas, questa cosa dei maiali sembra un business inesistente, ma in verità il maiale, che è per antonomasia l'animale più sporco, in verità necessita di essere lavato almeno una volta a settimana. Ah, dai, spiegaci meglio come procedere con questo lavaggio. Ma c'hai un lavaggio proprio interno esterno, come magari nelle auto? Non è un vestito, non è interno esterno. Il maiale si lava solamente all'esterno, ma il lavaggio del maiale è molto importante per la sanità del prodotto, per evitare che prenda malattie, in quanto il biologico soprattutto e il maiale di cinta, come può essere la sena, come da noi la mora romagnola, richiede comunque delle importanti accortezze al fine di evitare di utilizzare poi pesticidi o comunque di utilizzare vaccini alle malattie contratte dalla bestia. Ok, per lavare questi maiali ti sono mai accaduti inconvenienti? Ce li vuoi spiegare qui al TM Show? Beh, l'inconveniente minore che può succedere è capitare nella fanga col maiale. Questa è una delle cose più comuni, in quanto il maiale non adora chiaramente essere lavato, soprattutto con lo shampoo e con una bella brusca. Non voglio immaginarmi tu il maiale nella fanga. Effettivamente i telespettatori non possono immaginare, ma non sono esattamente un peso piuma, quindi effettivamente tra maiali ci capiamo. Va bene, allora oltre ai maiali fai solo un lavaggio di maiale oppure hai una storia antecedente a tutto ciò? Cioè come è iniziata questa tua passione, questo tuo lavoro, si può chiamare così? Ma guarda, veramente tutto è iniziato stranamente quando stavo studiando giurisprudenza in Toscana. Io studiavo a Siena. Dalla legge alla... Dalla legge della natura. Effettivamente tutto è nato da un episodio casuale in cui degli amici vinsero alla pesca un piccolo maiale di cinta senese, razza tipica e protetta. E pensarono bene, un po' scherzando, un po' no, di allevarlo davvero. Al posto del cane domestico. Più o meno, mangia un po' tanto, E quindi diversi ragazzi iniziarono a comprare le ghiande, lo tenevano in un pezzo di terreno di proprietà di uno dei ragazzi. E effettivamente... Ma alla sera sta povera bestia, la facevi dormire insieme a te nel letto oppure avevi un suo spazio? Cioè aveva un suo spazio? Io non so Thomas che rapporti hai con i maiali, ma nonostante lavati puzzano e puzzano tantissimo. No, assolutamente, il maiale rimane un maiale, rimane a dormire nella stalla, rimane fuori. Va bene, ricordiamo ai nostri cari radioascoltatori che possono inviare tanti messaggi al 344 13 65 005 con le loro impressioni su questa strana storia di Valeria sui suoi maiali. E va a finire che non è che ci diventa anche lei. Scherziamo ovviamente. A tra poco col TM Show ci ascoltiamo questo ultimo singolo internazionale e poi sempre con noi on air. Today's best music mix. Free radio. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else.
Maria! Eh? Oh, sei ancora viva? Chi è? Sono Thomas! Cosa? Bastami le can capisci. Non capisci. Aspetta, capisci se... Sono Thomas! Thomas! Oh, come stai? Non c'è male, non c'è male. Se non mi faccio sentire io, te mica chiami mai, eh? Non ti sono salutata dalla mamma, mo. Dai, che non ti preoccupare. Ma come stai? Tutto bene? Sì, non c'è male, non c'è. Ma come la tua mamma? Va bene o va male? Da te tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Adesso sto facendo questo programma radiofonico, il TM Show. E sei in onda, lo sai? Speriamo che vai bene, dai. Dai. Pian piano riesci, va là. Dai, speriamo. Vai. Saluta Gino. Va bene, dai, appena posso ti vengo a trovare. Voglio vedere. Ciao Maria. Grazie, mi hai telefonato. Niente, ciao. Ciao. Saluta la Martina. Va bene, ciao. Ciao. Addirittura ci dice saluta la Martina dalla postazione web. Maria. Eccoci qua, direi che è arrivata proprio l'ora di enunciare a voi radioascoltatori che ci state ascoltando da casa, dall'albergo, dal ristorante, dalla pizzeria, da dove volete, la domanda del giorno, così che voi potete rispondere via Facebook alla pagina ufficiale del TM Show oppure via WhatsApp al numero 344 13 65 005. La domanda del giorno di oggi verte sulla scuola. Noi vi chiediamo a voi grandini che ormai la scuola fa parte del passato, ma anche a voi ragazzi che state studiando in questo momento, qual è stata la nota che quindi l'insegnante vi ha scritto punendovi per un'azione che avete fatto, che avete commesso nei confronti negativi della scuola? Qual è la nota che avete preso più strana? Raccontatesela quindi e noi manderemo in onda la migliore, le migliori, e noi ci troviamo qua tra poco. Prima io vi vorrei fare sentire una poesia direttamente dal signor tenore Andrea Bocelli. Vai. Un ladro, chiaro. Cioè, vai, ecco. Più forte il sottofondo, sennò voglio un sopraffondo, non un sottofondo. Ragazzi, stiamo scoprendo un Bocelli comico. Sì, esatto. Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda d'un maschietto, andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. Un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso peggio della pece s'arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti s'accinsero ad alzare le suole, ma il prete a quell'errore madornale: fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, la corona in mano, 100 donne si alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò: sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dir quel che pensate. Ecco. Quello che ho detto torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase, nello stesso istante le monache si alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore
lasciavano la casa del Signore. O Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi, senza fare rumore, dico, piano piano, s'alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto, che ti diceva, hai visto, se ne è accorto. Grandioso! Bellissima, bellissima questa poesia di Andrea Bocelli direttamente da Radio RTL 102.5. Noi salutiamo tutti gli ospiti di oggi, andiamo a leggere i vostri messaggi che avete inviato via Facebook o via WhatsApp riguardo la domanda del giorno, che era la nota più strana che avete preso a scuola. Allora, il primo messaggio ci arriva da Alice da Sasso Corvaro, e ci dice: la nota più strana che ho preso a scuola è quando un mio amico mi ha dato uno schiaffo e io ho replicato con un calcio nei coglioni. Ai, sento il male io per lui. Alessio ci dice: la nota più strana che ho preso è quando un mio amico mi ha chiesto di scommetterci 10 euro se io avessi tirato il panino con la mortadella in faccia alla professoressa. Beh, l'ho fatto e sono stato anche espulso. E ancora, la nota più strana che ho preso, ciao Tommy, è perché ormai ritirato ho deciso di iniziare a prendere continuamente per i fondelli la professoressa d'inglese. A quel punto ha voluto uscire dalla classe insieme a me e urlarmi in faccia che dovevo andare a cagare. È stato qualcosa di veramente buffo. Noi vi lasciamo con questa bellissima canzone di Anna e poi ci ritroviamo alla stessa ora, stesso posto domani sera, sempre ore 20:30, www.stabiliamouncontatto.com con Thomas Mancini al TM Show. Dopo di questa canzone io vi lascio con una canzone anni 80 che vi farà venire la pelle d'oca. A domani, ciao! Sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato muore non dà, sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo quando la chiami, falla come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante.
dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà. Chi è meno amato più amore ti dà. E allora sì, vedrai che t'amerà. Chi meno ama il più forte si sa. Sono d'accordo, parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna c'è in cerca di te. Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.